Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi volevo parlarvi un pochino della carta colorata col tè e volevo farvi vedere le varie prove che ho fatto, visto che molti di voi mi hanno chiesto. Annalisa Garibaldi, ciao cara, anche la sua domanda ve la leggo, è questa. Sono anni che non bevo tè in bustina, qualche alternativa? Io ho visto che ero in ballo oggi con delle prove, ho fatto già la prova per vedere qualcosa che potesse venire simile alle bustine. Ho fatto ben due prove e te le propongo. E le propongo a chi, come te, non beve il tè in bustina. E mi sembra giusto che, di non dover rinunciare a questi piccoli decori così graziosi. Te le propongo, ve le propongo, vediamo se vi piacciono. Vi faccio vedere tutte le prove che ho fatto sul tavolo. Eccoci qua, speriamo che l'inquadratura sia buona. Ah, eccoci qua. Questa voi non lo direte mai, ma è tutta carta. Facciamo così. Allora, la prima che vi faccio vedere è questa qui, fatta con questo tè Carcadè. Questo qua però è un Carcadè preso sotto marca al discount. Io non lo so se può essere questa la motivazione per cui non debba venire del colore del Carcadè. Oppure magari le più esperte lo sanno che riprodurre lo stesso rosso sui fogli è difficile. Magari c'è qualche trucco, qualche aggiunta da fare, non lo so. Io farò altre prove. Yuhu! Farò altre prove. Fatto sta che questa mi è venuta completamente celeste, più simile a lavanda, di sicuro non è rosso. Quindi, per le amanti del celeste, prendete il Carcadè che va benissimo per fare le pagine celesti. Io ne ho fatte un bel po', convintissima che fossero appunto quel bel rosso del Carcadè, e invece questo è stato il risultato. Perfetto, comunque a chi piace fare diversi colori nel suo Midori, come taccuini, nel suo journal, qualsiasi tipo di taccuino debba fare, ok, è un colore anche questo. Tra l'altro, ecco, voi vi faccio vedere come ho fatto l'inserto di questo qua, fatto col tè verde. Guardate quanto è bello questo tè verde, io lo adoro. Ora ho tolto lo zoom, la messa a fuoco, spero che si possa vedere, perché se no, se non tolgo la zoomata fa zzzzzzzzzz e non si vede niente. Quindi speriamo che... Ditemi sempre come si vedono queste inquadrature, se vi piacciono, se non vi piacciono, comunque, scusate. Ok, l'ho fatto in questo modo. Ho voluto provare con i glitter messi dentro a una cartelletta e poi chiusa col fuse, ma i brillantini uscivano perché questi qui sono minuscoli, sono proprio piccolissimi. C'è una stampa sotto che non si vede quasi. E vabbè, mi piaceva in questo modo qua. O, appunto, dicevo, siccome uscivano, ho ricoperto tutto con lo scotch, quello lì opaco. Proprio sono andata tutta sui bordi con lo scotch opaco, che insomma, non è che si veda tantissimo il suo perché. Mi piace, mi piace. Qua c'è anche una scritta. Ho fotocopiato, Ho fotocopiato le carte di AliExpress. Non mi andava, come sempre, di sprecarle. Quindi l'ho fatto in questo modo qui e niente, vedrò come utilizzarlo. Quindi questa abbiamo detto che è la carta col Carcadè, colta da disperazione perché non mi piaceva questo colore, ho buttato anche un po' di caffè. Cioè no, sì, nella vasca del Carcadè ho mischiato un po' di caffè, proprio caffè in tazzina, liquido. Cioè, nel senso, non quello solubile, proprio fatto del caffè e l'ho versato dentro e ho ottenuto questo effetto marmorizzato. Niente, niente male, ma voi non lo vedrete mai con questa luce, vero? E questo mi dispiace tantissimo. Ah, devo comprare una softbox.
Comunque è carino, mi piace e sicuramente varia un po' l'aspetto dei nostri inserti, mettendo magari una pagina qua e là. Poi vi parlerò del mio Midori 2019, perché è praticamente già ideato, già strutturato. E io non escludo di mettere di tanto in tanto nel mio Midori 2019 qualche pagina di queste infilata dentro. Vedete che un pochino assomiglia al lavanda. Per me lo vedete blu, comunque. Purtroppo il tempo è brutto perché se no vi facevo al volo una foto da allegare in esterno, ma è davvero brutto il tempo. Allora, qualcuno di voi mi ha consigliato di provare il mirtillo e adesso non ricordo se la ragazza che me l'ha consigliato l'ha provato o se mi ha chiesto di fare una prova. Io la prova l'ho fatta sempre con questo tè sottomarca perché, ragazze, io non bevo tantissimo tè. Spendere delle cifre alte, io con 1 euro questo l'ho comprato e non mi andava di spendere di più per colorare la carta. E quindi farò tutto con questo, anche se i colori vengono quello che vedrete, che non vengono. Anche in questo caso non mi ha colorato per niente di color mirtillo, anche se un po' più violetto è rispetto al celeste. Adesso qua vedete anche delle macchie perché ho fatto di nuovo lo stesso lavoro col caffè. Ma questa è quella originale non macchiata, è tenue, tenue, tenue. Eppure io ho fatto lo stesso identico procedimento. Viene in questo modo, viene molto tenue. Almeno, ripeto, con questo tè. E io non so se può essere che. E poi ho detto, ma sarà mica la carta della stampante che non prende il tè? Allora, ho usato la carta dei cracker. Ma il risultato è lo stesso, uguale. La terrò per i miei effetti. Quindi ne ho fatta un po' perché sapete che ha 2 fogli. E qua, stesso discorso, ho buttato sopra del caffè, in modo che vario un pochino questo celeste, questo violetto e posso usare dei pezzi color caffè. Insomma, io l'ho buttata sopra così perché sapete che sono una pasticciona. E in qualche modo la userò anche qua. Ho fatto la stessa cosa, ho messo caffè sopra, solo che l'ho mischiato un po' meglio, l'ho sparso un po' meglio. Vedete, ce n'è una buona quantità di fogli sul celeste, ne ho tanti, adesso. È rimasto un po' il colore, io non so se si vede, mi piacerebbe che si vedesse e se qualcuno sapesse spiegarmi perché qui è rimasto il color mirtillo, ammesso che sempre che si veda. Ok, questi sono gli esperimenti appunto col mirtillo. Vabbè, comunque sia, ve lo faccio vedere a confronto. Questo è il Carcadè. E questo è il mirtillo. Praticamente si potrebbe dire che è uguale. Va bene. Non andranno ovviamente buttati perché a me basta che siano colorati, andrà bene. Allora, veniamo anzi no, vi dico solo questo che io per colorare di colori differenti userò, ve lo ridico, ve lo ripropongo questo piccolo trucchetto. E adesso ve lo faccio anche vedere un po' meglio. Questo qua è alcol alimentare con delle punte di pennarello secco. Quando vi si seccano i pennarelli, proprio i pennarelli normali, sfilate l'interno, tagliate via la pellicolina, mettete tanto così di alcol. Io qua ne avevo messo tanto, ma adesso sarà un anno che qui, quindi l'alcol
alimentare fa da conservante, non va male, però si è ristretto perché sennò era molto molto lungo e quasi non colorava. Adesso è quasi un anno e si è proprio rappreso bene. Appunto, aprite il pennarello. Come vedete, io ho anche tenuto proprio il pennarellino, no? Però appunto c'era la sua cartuccia dentro, l'ho tagliata, ho tagliato la pellicola che avvolge questa cartuccia, spezzettata e buttata dentro appunto a quest'alcol e vengono questi colori magnifici che adesso vi faccio vedere. Faccio una schifezza, vedete? In questo modo qui, semplicemente rovesciandolo sopra, voi fate delle pagine meravigliose e il colore resta questo. Non varia, non diventa azzurro, è colorante, quindi non si muove di lì. Quindi io, adesso man mano che avrò dei pennarelli da buttare, spero di averne di rossi, ecco, così prima o poi avrò le mie pagine rosse. Già così non sono male, però siamo sempre lì. Più o meno celeste, violetto, basta. Ma veniamo alla domanda che mi è stata fatta. Come simulare le cartine del tè? Ho fatto due prove. Questa è la prima. Questa qui è la carta che si trova all'interno delle scarpe. Anzi, questa qua è più, c'erano un pacco avvolto, avvolgeva un pacco, quindi è un po' più spessa della carta che c'è nelle scarpe, quando si comprano le scarpe, quella pellicola molto leggera, quella carta molto leggera. E purtroppo credevo di averla, ma non ce l'avevo. E infatti non resta troppo, non resta per niente trasparente. E quindi questa è la prima prova un pochino andata male. L'ho fatta col caffè perché il tè l'avevo già finito, l'avevo già assorbito nella carta, non avevo più. Quindi è caffè questo. Vabbè, non fa l'effetto della bustina del tè, quindi la scarterei per quel motivo lì, ma è comunque molto bella da usare nelle pagine perché è leggerina e carina. Ma non è quello che mi è stato chiesto, ma quello che mi è stato chiesto io l'ho trovato abbastanza bene in questo Kleenex fazzolettino per il naso. Ora io l'ho stirata, quindi ha perso la stropicciatura, ma se voi mentre che si asciuga, la cartocciate un po', prende un po' quella stropicciatura naturale della bustina del tè. L'ho anche bruciata col ferro da stiro perché avevo fretta di fare il video, quindi è anche un po' bruciacchiata. Ma in questo fazzoletto ci sono, beh, non l'ho divisa per metterla nell'acqua. È un fazzolettino aperto e immerso velocemente nel caffè. Quindi tiene la trasparenza, io vi faccio vedere in confronto con la bustina del tè. Io lo trovo davvero simile. Penso che come esperimento sia riuscito questo. Poi si strappa. Si strappa per riproporre un po' queste sfrangiature della bustina del tè, che secondo me sono carucce, queste cose qua. Ma quello che adesso dobbiamo ancora sperimentare è la timbrata. Penso comunque un fazzoletto composto da almeno tre strati. Secondo me qua ce ne sono due, ma non riesco a aprirlo. Pure la sento come se fosse doppia. Comunque, togliendo questa che scoprirò se è doppia o no, alla fine mi sembra un strato solo più spesso. Quindi se così fosse per la struttura di ogni fazzoletto si può scegliere la parte più spessa o quella molto sottile. E adesso vado a fare con voi la timbrata. Eccoci qua, ho scelto dei timbri di toga. Prima o poi farò un altro bell'ordine da toga perché queste cosette qua sono stupende. E vado a fare la mia timbratina qui. Evito il contorno perché c'è sempre la puntinatura classica sia dei tovaglioli, ma anche quelli da scrapbooking. E quindi evito. Perfetto, ragazze. Cioè,
E la stessa identica, anzi oserei dire che sulla bustina del tè la timbrata non viene così precisa. Questa è la bustina del tè, vediamo. È più evidente sull'altra carta. Sembra già colorato, no, era macchiata la bustina. Guardate, volevo farvelo vedere meglio. Resta più evidente, bellissimo, mi piace. No, viene proprio bene. Faccio un'altra prova veloce con questo qui lungo e magari cambiando colore per vedere come prende i colori questi altri qui, che questi sono sempre molto belle da mettere sul bordo pagina. Ma che bello, ragazze, pienamente soddisfatta. Andiamo a farvi vedere meglio qua la situazione. Si vede meglio? Ok. Però Milena, cerchiamo di non fare la furba adesso, perché non mi stai facendo vedere come viene acquerellato. È vero, mi stavo dimenticando di fare la prova con l'acquerello. E quindi adesso la facciamo. Ma ci mancherebbe. Allora, anche per l'altro dovevo fare attenzione a non bagnare troppo, perché comunque trattasi di carta molto molto sottile. Questa qui poi non è fatta per essere immersa nell'acqua come potrebbe essere il filtro. Quindi proviamo. Allora, bisogna fare molta molta attenzione, perché sbavicchia un po'. Quindi pennello molto asciutto, però sì, è un po' difficile. Adesso io ho dei problemi di luce oggi. Benissimo. Allora, incidenti a parte, che ha il suo perché. Guardate che ogni incidente è un'opportunità. Allora, in effetti è un'opportunità. Guardate che bello, si sta allargando e il caffè concentrando sul punto della macchia. Favoloso. Ok, allora questo qua è il fiorellino, che ovviamente passa, come anche per il caffè, scusate, la bustina del tè succede. Vi faccio vedere da asciutto. Olè. Ecco, quindi così è asciutto. Se riuscite a vedere, dai, carinissimo. Non mi dispiace, adesso poi la capacità di acquerellare ovviamente incide sul risultato, però io penso che appunto sia la soluzione più simile a quella del tè, della bustina del tè. Quindi spero di aver fatto una cosa gradita a Annalisa, che l'effetto sia lo stesso. Se io poi non so tu cosa vuoi fare sopra, nel senso voi cosa volete fare esattamente con queste bustine, magari nel senso, no, acquerellare soggetti piccoli e per fare delle decorazioni, sì, ci sta, tanto quanto la bustina del tè, per me che era la prima volta anche con la bustina del tè. Però appunto questa carta è molto delicata rispetto alla bustina del tè, che la vedo molto più malleabile, non si strappa quando la guardi la bustina, vedete, il fazzolettino ovviamente è molto fragile,
Quindi sì, va usato con cautela, però come effetto per le nostre pagine, secondo me è davvero simile alla bustina del tè. Poi io l'ho fatta col caffè, come ripeto, quindi è possibile che invece fatta col tè mantenga un colore un pochettino più delicato, no? Rispetto appunto al caffè che viene molto marcato. Però a me piaceva col caffè, quindi ho voluto farlo col caffè. Se no avrei comunque dovuto rimettermi a buttare del tè e ho fatto prima col caffè, insomma. Mi piace il risultato, spero che piaccia anche a voi e soprattutto appunto ad Annalisa che me l'ha chiesto. Se non usate fazzolettini Kleenex vanno benissimo anche i tovaglioli di carta, purché non abbiano quei forellini, che a volte presento in tovaglioli di carta, insomma, che siano lisci. Spero di avervi fatto una cosa gradita, mi sembra di non dirvi, mi sembra che sia tutto per questo video. Ce ne saranno altri, non sulle bustine del tè, ma un po', diciamo, sul recupero, sul riciclo creativo che uso fare io, un po' un riassunto di tutto ciò che combino io, insomma. Quindi io vi mando il mio solito mondo di baci e tanta positività e ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere se proverete, soprattutto quest'ultima soluzione del fazzolettino al posto della bustina del tè, commentatemi, scrivetemi se volete che faccio degli esperimenti con voi, facciamo che questa nuova rubrica, che mi piacerebbe dedicarvi. Fatemi domande su qualcosa che vi piacerebbe sperimentare e io sperimenterò per voi. Ok, ciao a tutti!